Io posso condizionare, ma non fare il mercato. Caprari è un giocatore, comunque, è un patrimonio della società. In questo momento non credo che ci siano le condizioni per far sì che lui lasci Pescara. Se poi si potranno verificare, questo non lo so, però in questo momento non ci sono, ecco. Io credo che adesso ci stiamo avvicinando alla Coppa Italia, che per noi comunque diventa un test importante perché è subito a ridosso di preparazione al campionato e noi ci dobbiamo arrivare al completo, è chiaro. Stiamo in allestimento, diciamo, quindi non c'è nulla di ancora completamente definito e stiamo cercando di trovare diciamo, le persone giuste per coprire quei due o tre tasselli che forse ci possono ancora servire. A proposito, quali sono questi giocatori che potrebbero fare a caso il Pescara? Si parla di Buchel e Zampano, tanto per fare qualche nome. Sì, ci sono loro, però non è detto che siano loro, voglio dire, noi proviamo a sondare il terreno su molti fronti, può essere giocatori giovani come questi o anche giocatori più esperti, quindi non saprei dirti se saranno loro, anche perché in questo momento forse abbiamo più esigenza di trovare qualcosa che possa servire all'allenatore, oltre che a sinistra, magari al centro della difesa, quindi. La partenza di Capuano, diciamo, vi obbliga in un certo senso a prendere un altro centrale. Beh, ci obbliga per modo di dire, perché Del Fabbro secondo me è un giocatore che, se il Cagliari ha fatto esordire in Serie A 2 anni fa come un 97 di adesso, credo che abbia le doti per poter giocare anche in B, però siamo vigili e vogliamo soprattutto trovare giocatori che possano fare felice l'allenatore in partenza, che poi l'idea di chi gioca per noi non è importante, se uno ha 30 o ha 20. L'idea sarebbe di vedere in campo i giovani, però sappiamo benissimo che ripartendo praticamente quasi da zero è quasi impossibile vedere una squadra solo di giovani in campo.